Ciao a tutti ragazzi, sono Corridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Proseguiamo con la nostra serie di Ark, perché anche oggi c'è da mostrarvi una mod in via di sviluppo. Quindi non è niente di finito, di confermato e quant'altro, è soltanto per il puro test e per il puro divertimento. Però, visto che siamo in tema Guerre Stellari con il Risveglio della Forza, l'ultimo film che è uscito al cinema, film tra l'altro che ho visto e che mi è piaciuto veramente molto, questa mod è una figata. Allora, mi sono vestito un pochino così di pelle per ricordare un po' Luke quando diventa maestro Jedi in episodio 3. Vabbè, della vecchia trilogia, che poi sarebbe episodio 6. Se andiamo a vedere, vestito da maestro Jedi con l'abbigliamento nero. E perché questa mod è una figata? Ma ve lo devo mostrare velocemente. Facciamo una carrellata dall'1 al 6. Spettacolare! Questa è la spada laser rossa. Questa è la spada laser tipo... oh, violetta, un po' strana, trasparente. Questa è la spada laser azzurra, quella di Anakin. Questa è la spada laser verde del maestro Qui-Gon Jinn, se vogliamo. Piove, se vogliamo piove. Anche di Luke. Poi c'è la spada laser, anche questa un pochino più sul celeste. Per finire con un'altra spada laser verde, il colore molto più acceso. Però, ragazzi, questo è soltanto l'inizio, perché la parte finale del video che vi mostrerò sarà ancora più figa e ancora più bella. E poi, al solito, io mi metto lì e penso: ma stanno sviluppando queste cose, no? Vi immaginate se sviluppano delle nuove creature, modellazione 3D e questa è la potenza di Ark, una mappa completamente desertica tipo Tatooine, Land Speeder, Speeder Bike, AT-ST dell'Impero, AT-AT. Ragazzi, che non tirino mai fuori una mod di Guerre Stellari, perché è paura. Perché è paura. Allora, intanto prendiamo la spada di Luke, che è quella che preferisco, e proviamola tipo su qualcosa. C'era un carbonemis qui nelle vicinanze. Vediamo se lo trovo. No, poi ragazzi hanno messo anche il suono, eh. Sentite? Basta. Basta, potrei veramente sentirmi male. C'era un carbonemis qui da qualche parte. Vediamo se lo trovo. Anzi, guardate, per in onore di Kylo Ren uso quella rossa. Vediamo un po'. No vabbè, sul bronto. Che poi fa anche luce. Cioè, fatta bene, guardate lì, fa anche luce. Quindi di notte illumina. Che spettacolo. Proviamola su questi piccoli dilo. Madonna mia. Oh. Ma fa que... ok. Ok ragazzi, mi sono messo il 200% di danno, con le armi melee. Però... ma che cazzo? Ma che cazzo è? Allora prova anche il bro. Dodo, scusa Dodo. Bellissimo. Bellissimo ragazzi, godo come un maialino. Sono un Jedi. Poi mi sono messo la super velocità. Ovviamente se vogliamo mettere i poteri Jedi mi sono messo lo speed al massimo. Pa 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 pa. Godo come un maialino. Ragazzi, che non tirino, che non lo facciano, vi prego, non lo fate. Agli sviluppatori delle mod, che non tirino fuori una Total Conversion su Guerre Stellari ambientata su Jakku, su Tatooine, su Hoth, sul cazzo, riprendetevi fare a voi, perché ragazzi, io non smetto più. Ma vi immaginate la figata? Lo faranno, hanno fatto la Total Conversion pirata, figuriamoci. Vi immaginate la figata, due fazioni tipo Trooper, ribelli e poi sparsi in giro per la mappa. Avete presente i monoliti che ci sono già su Arca, no? Che poi si può risvegliare ovviamente il drago e cose del genere, o lo scarafaggio lì, il ragno gigante. Vi immaginate invece i Datacron o gli Holocron, ma più che altro Datacron, sparsi per tutta la mappa nelle caverne su Tatooine, che vecchio stile Star Wars. Ve lo faccio anche vedere. Star Wars Galaxies. Che questo va sicuro è stato il miglior Morpg. Lasciate stare SV Thor, che è una cagata. Questo è stato veramente un capolavoro. Datacron e Holocron sparsi per la mappa, che quando li trovate tutti quanti li portate tipo all'arca. Vabbè, quello che sarà poi in ambito Guerre Stellari. E sbloccate la classe del Jedi con i poteri della forza. Ragazzi, che non ci siano sviluppatori che lo facciano mai, perché mici rovino. Mici. Proviamo un po' a buttare giù il bronto. Papà, pa, mi scusi signor Brontosauro, ma io sono un Sith e la devo uccidere. No, ok. No, ok, non si affronta. Non si affronta, ma più che altro c'è il rumore. Dio mio, ma...
Ragazzi, per forza, in classifica, primo posto, Ark Survival Evolved. Non è il Morpeg più bello, il Survival più bello, è la Sandbox più bella. Perché loro non hanno fatto come Rust, come DayZ, la mod, o Arma 3 anche se vogliamo, no? Di dirti, guarda, ti do un gioco Sandbox, modificalo, ma al 50%. Ragazzi, qui ti hanno dato il gioco, volendo te ci fai un gioco nuovo, completamente. Io ho paura. Io ho paura. Non provare paura, perché la paura conduce al lato oscuro. Ora vi faccio vedere la figata finale. Vieni qui, ma cosa cazzo mi può fare una spada? Venite, non ho più paura dei dinosauri ora che ho una spada laser. Dai, mosche, vieni. Mosche del cazzo, io sono un Sith, sono Kylo Ren. Venite, bastardi. Morti tutti. E spenciamo. Piccolo. Vieni. E ora vi devo far vedere, ragazzi, la parte finale, che è quella più figa. Ok, ora lasciate stare che il fucile non ha una modellazione 3D particolarmente Star Wars. Però c'è bisogno che ve lo dica. Ragazzi, ma c'è fare una mappa su Tatooine e ridirlo un'altra volta, si è capito, Cordi, anche palle. Fare una mappa su Tatooine, su Jakku. Bella, cioè, guardatela, ma guardate. Cioè, con gli Stormtrooper e i Jedi che partano a carica. Poi se metteranno che si può deflettere con la forza la spada laser i colpi di blaster. Ora, l'animazione del blaster fa un po' schifo, perché, vi faccio vedere. Vabbè, il mirino è bellino, guardate là, proprio in stile Star Wars. Però, vabbè, lo sparo e non parte niente, praticamente. Vabbè, ragazzi, è una mod in test, come vi ho detto, però proviamola su questo Carbonemis. E tra l'altro ho finito anche le munizioni, perché non dovrei fare altre. Ma il vero trooper, come ci ha insegnato il personaggio del risveglio della forza, il vero Stormtrooper nel momento del bisogno sa usare anche la spada laser. E se mettono l'armatura di Boba Fett? Cori, respira. Non ci sono ancora queste cose, ok. Sono Kylo Ren quando era ancora un trooper. Bellissimo. Ragazzi, ragazzi, ma che ve lo dico a fare. Ah, che poi aspettate, aspettate, c'ho anche le bombe. Perché c'ho anche i thermal detonator, eh. C'ho anche le bombe, perché hanno inserito anche i thermal detonator, che ora voglio vedere come cacchio. Quello è morto? È vivo. Vediamo un po' il thermal detonator. Cioè, fanno l'esplosione proprio alla guerra stellari. Toh, morici. Schifo! Cioè, ma qui qualcuno vuole scherzare. Ma questo... questo è Ark? Cioè, questa è una sandbox? Ma io mi risposo, programmatori. Veramente. Ragazzi, che dire? Giudicate voi. Questa mod è fra le più gettonate che trovate su... sullo Steam Workshop, quindi andate, la scaricate. Che dire, io spero che vi sia piaciuto, perché è veramente una figata. Poi guarda, c'è il dettaglio, fatto veramente bene la modellazione 3D. Un pollice in su se il video vi è piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Voi, fatevela prendere bene e che la forza sia con me. Bleh.